Dal prossimo 20 luglio il Comune di Napoli procederà alla notifica delle multe stradali e delle sanzioni per violazioni ai regolamenti comunali attraverso l'ausilio di circa 40 nuovi messi. Un'operazione che mira ad incrementare l'attuale trend di notifica delle sanzioni dal 78% circa degli ultimi 3 anni ad una media dell'85%. Gestito dal gruppo di imprese SOES e Leonardo a seguito di gara pubblica bandita dal Comune, il nuovo servizio di notifica si avvale di personale appositamente formato e riconoscibile attraverso divisa e tesserino. Un passo avanti per i cittadini, nel senso che dai prossimi giorni persone specializzate con tanto di certificazione, con una divisa che li rende riconoscibili, consegneranno le sanzioni direttamente a casa dei cittadini. Certo, ricevere una sanzione da cogiti della strada non rende felici nessuno, ma atteso che c'è un'infrazione, il fatto di avere un servizio che puntualmente recapita a casa del cittadino lo mette nelle condizioni di poter regolarizzare la propria condizione nel migliore dei modi. Siamo la prima città in Italia che parte con una sperimentazione in questo campo, siamo felici e nelle prossime settimane rendiconteremo alla città i primi passi avanti e il miglioramento che abbiamo prodotto. I messi provvederanno esclusivamente alla notifica degli atti amministrativi ed i cittadini potranno ritirare i plichi non recapitati per assenza temporanea dalla propria abitazione presso una delle sedi comunali indicate nell'avviso lasciato al destinatario. Divise per territorio, le sedi del ritiro sono Palazzo San Giacomo in Piazza Municipio, il servizio gestione sanzioni amministrative in via Pietro Raimondi 19 e la sede della Municipalità 10 Bagnoli Fuorigrotta in via Acate 65. Abbiamo voluto proprio rafforzare il servizio alla cittadinanza, dare vita ad un'opportunità lavorativa per delle figure professionali, quali va il nostro grande anche in bocca al lupo, e soprattutto far sì che per la nostra amministrazione possa un settore così delicato portare dei risultati importanti per quanto riguarda non soltanto le casse dell'amministrazione, ma soprattutto la trasparenza nei confronti della cittadinanza.